Tra qualche minuto, 5 minuti, ora ufficiale, poi in realtà ci vorrà 20 minuti, almeno mezz'oretta per i soliti ritardi accademici, che non li chiamo quarti d'ora accademici, ma ritardi accademici, e qua tra poco ci sarà la seduta appunto. Ho qui con me due colleghi del PD, Laura Barzaghi e Raffaele Straniero, per parlare dei due provvedimenti che sono oggi all'ordine del giorno. Il primo è quello che riguarda la legge sul bullismo e cyberbullismo. Laura, un cammino condiviso di fatto per questo provvedimento? Sì, un cammino condiviso, dovresti dirlo tu che sei il relatore di questa legge, è il primo firmatario di questa legge, sì, condiviso e atteso, perché il fenomeno del bullismo sappiamo che ormai è diventata un'emergenza soprattutto tra i giovani, e quindi finalmente anche il Consiglio regionale di Regione Lombardia se ne occupa in tema di prevenzione. Con un cammino condiviso, perché in commissione è stato approvato all'unanimità, sì, questo certo. Provvedimento. Sono stati presentati alcuni emendamenti, sono stati recepiti nel testo di legge e approvato all'unanimità, con grande soddisfazione. Con un punto interrogativo però, c'è stata una, chiamiamola così, forzatura da parte del Presidente del Consiglio Cattaneo, che ha voluto portare oggi in Consiglio questo provvedimento senza la norma finanziaria discussa dalla prima Commissione. Il punto interrogativo è, se qualcuno in aula lo chiederà, potrebbe anche essere che il provvedimento possa dover tornare in prima Commissione per arrivare in aula settimana prossima, vedremo. Invece di sicuro oggi, discuterà di una risoluzione che riguarda l'inceneritore di Val Madrera. Perché, esatto. Perché ci si occupa di questo, Raffaele? C'è stata una proposta di risoluzione avanzata dal Movimento 5 Stelle, è partita con determinati obiettivi, ne abbiamo discusso a lungo, l'abbiamo vista in Commissione Ambiente e alla fine si è arrivati a un testo condiviso. Perché? Perché per quanto riguarda l'inceneritore di Val Madrera, nella prescrizione nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia c'è una prescrizione che riguarda appunto l'impianto di teleriscaldamento. Quindi il forno inceneritore di Val Madrera dovrà gestire, organizzare un impianto di teleriscaldamento, che è un impianto comunque importante, perché servirà molti comuni della zona, molti impianti della zona, quindi sarà sicuramente una fonte importante per quanto riguarda il risparmio energetico. Mi pare capire che anche su questa risoluzione, c'è almeno in commissione, c'è stato un accordo abbastanza basso. Sì, è stata sofferta, è stata discussa lungamente, però alla fine siamo arrivati a una condivisione. La condivisione riguarda il fatto che a fianco di questa prescrizione, della partenza di questo impianto di teleriscaldamento, dovrà essere attivato un tavolo tecnico che coinvolgerà la Direzione Generale dell'Ambiente di Regione Lombardia e la società Silea, che è quella che gestisce l'inceneritore e che quindi dovrà far partire questo impianto di riscaldamento, per tenerlo costantemente monitorato e soprattutto attivare alcuni strumenti, alcune analisi importanti, delle quali la più importante è l'indagine epidemiologica, esatto, che peraltro Silea aveva già commissionato, era già in corso, e che sarà importante per i riflessi sull'ambiente che può avere il piano di incenerimento, ovviamente, e che potrà avere di riflesso anche quello di teleriscaldamento. Mi pare che in questa risoluzione si stia cercando di tenere insieme tre temi importanti: quello della salute dei cittadini, quello delle politiche energetiche e quello dello smaltimento dei rifiuti. Seduta tranquilla, quindi a quanto pare con solo due punti all'ordine del giorno, non si può mai sapere, magari faremo il punto alla conclusione della stessa. Grazie Laura Barzaghi, grazie Raffaele Straniero.